Ciao, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi farò un breve tutorial su come gestire questi tre pulsanti qui con degli interrupt e un MOSFET per accendere e spegnere, ad esempio, un motore. Questo è il circuito che utilizzeremo oggi, è lo stesso circuito dell'altra volta, solamente che ho aggiunto un MOSFET per poter pilotare poi il nostro motore e invece di utilizzare come l'altra volta il rising edge del pulsante useremo il falling edge, quindi quando il pulsante verrà premuto e non quando verrà rilasciato, il comando verrà eseguito dalla nostra floppy board. Il motore che ho utilizzato è questo qui, un motore di uno scanner di una stampante modificato, in modo tale da poterlo utilizzare collegando qualsiasi cosa al suo perno di uscita. Incominciamo creando il nostro progetto, quindi File, New, Project. Qui su in cima, in alto a sinistra, possiamo scegliere il nostro microcontrollore. Nel nostro caso, nella floppy board, ho montato un STM32G030F6P6. Eccolo qui. Qui possiamo visualizzare le caratteristiche e, in caso, aprire il datasheet. Quindi selezioniamo il microcontrollore corretto, clicchiamo Next. Qua diamo il nome al nostro progetto, il resto lasciamo così com'è. Next, anche qui possiamo selezionare l'ultima versione, lasciamo il resto così com'è, finish. Lui creerà tutti i file necessari e genererà il codice necessario per far funzionare il nostro microcontrollore. Il nostro progetto è stato caricato, quindi come prima cosa andiamo su System Core. Poi andiamo su System e attiviamo la serial wire per poter utilizzare il debug tramite ST-Link. Come altra cosa, noi abbiamo bisogno di tre GPIO che funzionino come interrupt, quindi queste tre GPIO qua sono collegate a PTA5, PTA6 e PTA7. Ora dobbiamo impostare i pin, questi tre pin qua, quindi PA5, PA6, PA7, che sono collegati ai nostri interruttori, come interrupt per poterli poi leggere. PA5, selezioniamo GPIO XT5 e la stessa cosa per il 6 e per il PA7. Quindi dobbiamo ricordarci di andare su NVIC e attivare gli interrupt per gli interrupt esterni, questi pin dal 4 al 15. Dopo vedremo come capire quale pulsante è stato premuto. Su GPIO qui possiamo selezionare PA5, ad esempio dargli il nome. Da noi PA5 è questo cavetto qui, che è il pulsante OK, quindi possiamo scrivere button OK. Essendo che abbiamo deciso di utilizzare il falling edge, cioè lo selezioniamo su questo menu a tendina su GPI mode e essendo che non abbiamo inserito nessun pull up o pull down sul nostro circuito, dobbiamo selezionare in questo caso pull up, perché il nostro pulsante, quando viene premuto, porta a massa la linea. Stessa cosa facciamo per gli altri, quindi falling edge, pull up, diamogli il nome, ad esempio il PA6 abbiamo PA6, quello centrale, quindi quello blu, abbiamo il pulsante meno, quindi qua min, ok, e questa cosa qui uguale, qua plus, pull up e falling edge, ok. Poi dobbiamo impostare il nostro pin per gestire il nostro MOSFET, quindi in questo caso è la PB0, che è collegata al resistore, al gate del MOSFET. Quindi anche qui selezioniamo PB0, che come si può notare può essere utilizzato per molti altri scopi oltre al PB0, ad esempio PB1, PB2 e PA8.
noi utilizzeremo il PB0 perché non interessa quello, e utilizziamo GPIO output. Qui dobbiamo solo cambiare il nome, ad esempio scriviamo motor. Ok, ormai che ci siamo, impostiamo anche il nostro user LED che è disponibile sulla borda per poter avere un'indicazione di quando viene premuto il pulsante. Quindi, sempre su GPIO, il nostro LED è collegato alla PC15, che è questo pin qui, così abbiamo un indicatore luminoso per sapere quando viene premuto o quando non viene premuto il pulsante. Quindi su PC15 selezioniamo, mettiamo GPIO output, ok, selezioniamo qui e qua gli diamo il nome user LED. Le user label possono essere scelte da voi, quindi potete mettere quello che volete. Ok, abbiamo finito, quindi adesso possiamo fare Ctrl S per salvare, che così lui compila e genera tutto il codice necessario per impostare le periferiche che abbiamo deciso. Il programma che faremo oggi funzionerà in questa maniera. Quando premeremo il pulsante più, aggiungeremo 1 a una variabile, ad esempio n. La variabile n sarà il numero di secondi che il motore dovrà girare. Quindi, quando premeremo il pulsante più, aggiungeremo 1, quando premeremo il pulsante meno, toglieremo 1. Quando premeremo ok, il motore partirà a girare per il numero di secondi che abbiamo definito con gli altri due pulsanti. Su in cima, su private variable, possiamo inserire int n uguale a 0. Questa variabile indica quanti secondi il motore deve girare. Cominciamo con definire cosa il programma deve fare dopo la pressione di un pulsante. Quindi, per trovare la funzione corretta per gestire l'interrupt, dobbiamo andare su driver, su questa cartella qui, qua sul C e poi su GPIO. Apriamo questo file, qua in fianco si possono trovare tutte le funzioni che sono state definite, quindi troviamo GPIO all, copiamo questa funzione qui, andiamo sul nostro main, su user begin code 4. Se è andato tutto bene, facciamo build col martello. Ok, abbiamo 0 errori. Dopo aver trovato questa funzione, possiamo ad esempio fare un test. Prendiamo il nostro LED, quindi il LED della nostra board, e lo accenderemo, cambieremo il suo stato quando premeremo un pulsante, uno qualsiasi di questi qua. Quindi su questa funzione qui che abbiamo appena inserito, inseriremo questo comando: al GPIO toggle control spazio per i suggerimenti o per fargli completare la riga. Ad esempio qui vogliamo il user LED, control spazio, e qua dobbiamo mettere la GPIO porta, quindi questa qua, invio, tab, poi abbiamo ancora user LED, spazio LED pin, 2 virgola. Quindi se noi adesso compiliamo il tutto, ok, 0 errori, perfetto. Prendiamo la nostra nucleo board per caricare il programma e anche questo cavetto per poi poter alimentare la scheda. Colleghiamo, come ho fatto vedere sull'altro video, il connettore più 5 volt al Win, colleghiamo al computer da USB. Ok, la nostra board si alimenta. Ok, ora possiamo caricare il nostro programma, quindi carichiamo. Qui sotto possiamo vedere che sta tendendo di connettersi con la nostra floppy board, si è collegato e l'ha caricata. Ora, se noi premiamo questo pulsante, il LED dovrebbe accendersi e spegnersi. Infatti, quando premiamo il pulsante, il LED si accende e si spegne. Ogni singolo pulsante è indifferente, perché non abbiamo ancora controllato quale pulsante è stato acceso e quale no. Ora controlliamo quale pulsante viene acceso. Quindi facciamo if questo parametro colliamo, se il GPIO pin è uguale a, in questo caso controlliamo il pulsante più, quindi button plus control spazio pin, quindi qua controlliamo se il pulsante bottone plus è stato premuto, cambiamo lo stato del LED, altrimenti non facciamo niente. Carichiamo di nuovo, quindi se noi premiamo tutti i pulsanti non succede niente, tranne quando premiamo il pulsante più, che ci cambia lo stato del LED. Ora possiamo
farlo per ogni singolo pulsante. Ad esempio, quando premiamo il pulsante più, noi vogliamo che la nostra variabile n sia incrementata di 1, quindi n più più. Se viene premuto il pulsante meno, n meno meno. Se noi adesso apriamo il debug, che così possiamo visualizzare il valore delle variabili ogni singolo istante. Ora, per vedere le nostre variabili, possiamo andare su live expression, add new expression e n. Ok, ce l'ha presa perché ci dice il tipo che è un int, come abbiamo dichiarato noi, e il valore è 0. Se noi ora premiamo pulsante più, n è diventata 1. Se premiamo ancora, aumenta di 1 ogni volta. Se premiamo meno, diminuisce. Chiaramente, quando arriviamo a 0, o andiamo sui negativi. Dobbiamo modificare perché noi non vogliamo che vada a numeri negativi. Quindi fermiamo il debug, torniamo sul main. Se togliamo 1, dobbiamo controllare che il valore successivo non sia negativo. Quindi possiamo fare un altro if. Se n è maggiore o uguale a 0, possiamo sottrarre 1. Altrimenti non facciamo niente. Quindi abbiamo creato questo controllo. Se n maggiore di 0, n può essere decrementato. Se è uguale a 0 o minore di 0, non può essere decrementato. Proviamo di nuovo, facciamo partire il debug. Vediamo che se premiamo più, se li aumenta di 1. Se premiamo meno, arriviamo a 0. E dopo qua si vede che il pulsante viene preso in considerazione, però il valore di n non viene decrementato. Ora passiamo al controllo del motore. Andiamo su il while 1. Questa parte del codice qui, l'user code begin 3 fino a user code end 3, è come programmare all'interno del void loop, della funzione void loop di Arduino. Quindi questa funzione qui verrà eseguita all'infinito in loop. Quindi all'interno di user code begin 3, attenzione all'interno, perché se dopo noi magari ricompiliamo e abbiamo modificato qualcosa qui, se non l'abbiamo scritto il nostro codice dentro a questo spazio qui, verrà cancellato. Quindi ricordiamoci di scrivere dopo il begin e prima dell'end. Quindi in questo caso cosa vogliamo fare? Controllare quando bisogna accendere e quando no il nostro motore. Creiamo questa variabile che ci servirà per controllare quando dobbiamo far girare il motore. Quindi questa variabile la utilizzeremo come 0 se il motore non deve girare, 1 se il motore deve girare per n secondi. Quindi sul while 1 possiamo scrivere se flag è uguale a 1, siamo accendere il motore per n secondi. Quindi if flag uguale a 1, diciamo hal cpio, qua possiamo scegliere, dobbiamo scegliere write pin perché vogliamo accendere il pin del motore. Quindi cpio, qua dobbiamo mettere il nome, quindi in questo caso abbiamo motor port, prossimo è motor pin e stato 1 perché vogliamo che si accenda, punto e virgola, al delay di n per 1000 millisecondi perché il delay aspetta n millisecondi, quindi noi ci servono n per 1000 millisecondi, quindi vuol dire n secondi, punto e virgola, e alla fine possiamo spegnere il nostro motore al GPIO write pin motor port motor pin e poi mettiamo 0. Per far partire quindi il motore, qui quando premeremo il pulsante OK sul callback del falling edge, dobbiamo settare il nostro flag a 1, quindi flag uguale a 1. Ovviamente quando il motore dopo viene spento, dobbiamo anche reimpostare, resettare il flag, quindi flag uguale a 0. Buildiamo il tutto, facciamo il debug, qui ho già aggiunto il flag, quando premiamo più abbiamo ancora l'aggiunta di 1 al nostro, alla nostra variabile n, quindi ad esempio aggiungiamo 2 secondi, premiamo ok, gira per 2 secondi, poi si ferma, quindi perfetto. Aggiungiamo ad esempio 4 secondi, facciamo partire, 3, 4 e poi si ferma. Quindi per questo video è tutto, il programma è veramente semplice, nulla di che, però può essere applicato a molti progetti. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like, condividetelo, vi lascio il link Ko-fi se volete supportare il mio lavoro, dove potete comprare queste fantastiche floppy board. Sono molto utili, come avete visto non sono complicate da programmare, anzi basta farci un attimo di mano e poi per il resto è molto semplice. Prossimamente, essendo che sono arrivate le nuove schede della versione 2 della floppy board e un'altra versione che non vi dirò, sarà una sorpresa,
porterò anche un video su queste versioni nuove e se volete comprarle o comunque supportare il mio lavoro, potete passare nella mia pagina Ko-fi, comprare qualche schedina o anche lasciare una piccola donazione. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!